Cerchiamo di non fermarci, cerchiamo di continuare a progettare, a fare programmazione, cerchiamo di continuare a produrre, cerchiamo di mantenerci in vita, cerchiamo di continuare a creare, cerchiamo di immaginare, con quel po' di fantasia che ci è rimasta. Lo facciamo con la forza che abbiamo sempre avuto, lo facciamo, continuiamo a farlo, perché il teatro è fondamentale in una società civile. Hanno chiuso i teatri, una batosta dalla quale difficilmente tante realtà riusciranno a riprendersi. Con grande dolore, con grande sofferenza, molte attività hanno chiuso i battenti. Noi nel nostro piccolo cerchiamo di continuare. Abbiamo compreso la gravità della situazione e abbiamo cercato in qualche modo di programmare. Lo spettacolo della rassegna C'era una volta. Era in programma per il 15 di novembre, secondo di 6 spettacoli. Il primo siamo riusciti a farlo il 20 di ottobre. Chiaramente la stagione subisce un ritardo, subisce uno slittamento, ma noi non demordiamo. Abbiamo programmato immediatamente la data appena finisce il periodo di chiusura stabilito dall'ultimo decreto ministeriale. Quindi il 29 di ottobre noi saremo in scena al Teatro delle Arti con lo spettacolo La magica storia della pizza, sempre mantenendo i 3 orari, 11, 17 e 19. Il teatro è un luogo sicuro, come si può ben vedere. Le distanze sono tutte quante stabilite fra uno spettatore e l'altro. In teatro si sta con la mascherina, io la levo perché sono solo in sala. Per entrare in teatro bisogna misurare la temperatura, bisogna prendere dati sensibili delle persone, bisogna mantenere un protocollo rigidissimo. Per uscire dal teatro la stessa cosa. L'AGIS, qualche giorno prima dell'uscita del nuovo decreto, ha pubblicato uno studio che stabiliva, insomma, decretava in qualche modo che dall'apertura dei teatri, quei pochi teatri che hanno potuto riaprire dal 15 di giugno fino all'altro ieri, su 35.000 spettatori che hanno frequentato i teatri, un solo contagiato.